Espresso 2018 è il momento della torrefazione Julius Meinl, un'azienda viennese che opera da oltre 156 anni. Siamo al loro stand e ci troviamo in compagnia della responsabile marketing Andrea Postolache. Buongiorno e benvenuta dinanzi agli schermi di OrecaTV.it. Buongiorno, buongiorno a tutti gli spettatori di OrecaTV e grazie Fabio per l'introduzione. Raccontaci questi 156 anni come per magia in pochi secondi. Cercherò di essere breve. Vi dico subito che Julius Meinl, azienda austriaca, come l'hai detto tu Fabio, di Vienna, è la fondatrice della categoria. Perché? Perché nel 1862, che dai nostri archivi siamo praticamente la torrefazione più antica, almeno in Europa, Julius Meinl primo è stato il primo a vendere il caffè già torrefatto a Vienna, dove aveva aperto un piccolo negozio dove vendeva il caffè crudo e anche il tè dal 1862. È stato il primo quindi a vendere il caffè torrefatto, ha aperto subito quindi una torrefazione a Vienna. Suo figlio Julius Meinl II ha continuato la nostra storia di innovazione, perché ha innovato il processo di torrefazione facendo in modo che il gas di combustione non venisse più in contatto con il caffè e quindi per permettere al caffè di sviluppare tutto il suo aroma. Noi ci consideriamo ambasciatori della cultura delle caffetterie viennesi, che sono diventate anche patrimonio dell'UNESCO nel 2011. E vogliamo portare in tutto il mondo l'atmosfera, la bellissima atmosfera che si trova ancora oggi nelle caffetterie letterarie viennesi. Proprio per quello il nostro brand è anche l'ambasciatore della poesia, infatti il nostro claim è Julius Meinl, Inspiring Poets Since 1862, quindi ispiriamo i poeti dal 1862. Perché? Perché Vienna e le caffetterie letterarie viennesi sono ancora oggi patrie di poeti, artisti, personaggi illustri che nel fine del XIX secolo si incontravano nelle caffetterie letterarie e si ispiravano, si scambiavano delle idee e creavano le magnifiche opere che hanno creato nel corso degli anni. Noi, il nostro caffè viene ancora servito in queste caffetterie, siamo il caffè che viene servito a Caffè Landmann, a Caffè Central, a Caffè Sperl, nell'Hotel Sacher a Vienna. E questa atmosfera delle caffetterie è quello che noi vogliamo trasmettere anche in tutti i nostri clienti in Italia. In Italia siete presenti con una sede a Vicenza e con oltre 70 venditori. Giusto, noi siamo praticamente presenti a Vicenza, dove fra l'altro produciamo quasi 90% del caffè a livello globale. Un po' di numeri: a livello globale Julius Meinl fattura 170 milioni di euro nel 2017, di cui oltre 22 milioni in Italia. Questo ci permette di collocarci al settimo posto nel mercato Horeca italiano. Siamo praticamente market leader in Trentino Alto Adige, siamo molto presenti e molto forti anche in Veneto, in Friuli Venezia Giulia, infatti siamo qui a Trieste anche per quello. Piano piano ci stiamo allargando verso il nord-ovest e verso il centro-sud Italia. È vero, abbiamo una rete aziendale, una rete vendita di oltre 70 agenti e praticamente possiamo dire che copriamo abbastanza bene tutto il nord Italia e piano piano stiamo andando verso il centro, verso il sud. Il nostro obiettivo ovviamente è quello di portare il nostro caffè, la nostra passione in tutta l'Italia, passione che viene ancora guidata dalla famiglia Meinl. Siamo la quinta generazione della famiglia è ancora presente in azienda, la signora Jeanette Meinl è responsabile della acquisto del caffè crudo, siamo anche fieri di dire che acquistiamo direttamente quasi il 90% del nostro caffè crudo e la signora Cristina Meinl, la cugina di Jeanette, è la responsabile dell'innovazione, è la responsabile del digital, fra l'altro è anche la vicepresidente dello Specialty Coffee Association.
Beh, direi tanta roba, Andrea. Sei riuscita in qualche modo a riassumere 156 anni di storia e di tradizione insieme all'innovazione apportata alla realizzazione del caffè torrefatto dal capostipite. Ora dobbiamo però dare spazio al vostro brand ambassador, Jacopo Indelicato, che è la persona che tra poco entrerà qui in scena per introdurre praticamente il nostro top di gamma, il nostro fiore all'occhiello, 1862 Premium, l'aroma Fez, e il nostro prodotto che ci rappresenta, perché è un concetto super innovativo, ancora senza uguale in Italia e nel mondo. Ma lascerei la parola a Jacopo che ve lo spiegherà in tutti i dettagli. Grazie Andrea, ci rincontriamo tra poco per salutarci. Vieni qui Jacopo, vieni qui in campo in modo da poter, vieni qui vicino a me e saluta tutti loro. Grazie, grazie mille, ciao a tutti. Allora spieghiamo qual è questa miscela di gamma che hai avuto modo di offrirci poco prima dell'intervista. Io ne sono rimasto come al solito deliziato. Colpito da questa miscela che sicuramente è un 100% arabica, quindi come top di gamma andiamo sicuramente su un 100% arabica, e da non dimenticare che comunque è una certificata UTZ. L'UTZ è unita quest'anno a Fairtrade per andare ad aiutare le famiglie nel paese di origine e sostenerle, e anche nel rispetto dell'ambiente nella quale vivono. Quindi intanto questa ricetta della tradizione è fusa in un nuovo sistema, andiamo a fondere appunto, a unire tradizione con innovazione, con questo sistema veramente innovativo dove in 3 kg riusciamo a separare distintamente e avere sempre un chilo fresco tutti i giorni. Beh Jacopo, io devo dire che anche con gli strumenti di marketing voi siete davvero attentissimi, rispettate il colore rosso quasi su tutta l'oggettistica e sul packaging dei materiali di supporto, gli accessori, è sempre presente il moretto, quello che è all'interno del vostro logo, e anche su tutti quelli che sono i packaging dei prodotti sussidiari è presente la vena rossa, c'è in qualche modo il colore rosso che vi rappresenta e richiama il logo di Julius Meinl. Riepilogando, per chiunque desideri avere maggiori informazioni, desideri assaggiare il vostro prodotto, voglia diventare un vostro cliente e quindi aderire all'offerta, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale poter entrare in contatto con voi senza alcun impegno? Allora, sicuramente c'è un indirizzo di posta elettronica, ma invito comunque sia tutti quanti ad andare sul sito internet mailcoffee.it e mandare comunque una mail se si è veramente interessati alla info@mail.it. Per scoprire appunto questo prodotto, che eliminiamo comunque l'errore del barista e quindi avere un prodotto sempre costante tutte le volte che lo andiamo a servire al nostro cliente. Ecco, e alle nostre spalle c'è proprio un vostro partner barista che sta preparando 2 tazzine della miscela d'eccellenza, la miscela che meglio vi rappresenta in questo caso. Jacopo, sei stato cortesissimo, ringrazio a tutti loro. Grazie mille, grazie. Andrea, vieni qui in campo anche tu per poter ringraziare e salutare gli amici di Oreca TV. Grazie, grazie a tutti. Ci vediamo al SIGEP, direi. Ci vediamo al SIGEP. Io nel frattempo resto qui per deliziarmi nuovamente con altra tazzina di Julius Meinl. L'ho detta bene? Benissimo.